Buonasera, benvenuti, Prato scomparsa TV, una nuova trasmissione che va in onda su Toscana TV, una trasmissione che si occuperà di parlare un po' di quello che, è, che era la Prato di una volta, la Prato appunto scomparsa per far sì che almeno nel ricordo, nella memoria possa perpetuarsi. E la trasmissione la facciamo, la fa, avrà una cadenza quindicinale, quest'estate alcuni di voi probabilmente l'avranno già vista le puntate pilota, erano delle puntate sperimentali, ora da ora av avanti avrà una cadenza quindicinale, il mercoledì si alternerà con l'altra trasmissione di Toscana TV dedicata a Prato e alla sua provincia, che è Prato Diretta Sera. Ecco, insieme a me per, per commentare, per vedere le, le, le Foto che faremo vedere i vari servizi. C'è Daniele Nuti che invito. Eh, grazie, buonasera Daniele. Buonasera, buonasera e Daniele Nuti che è il fondatore, l'ideatore della pagina eh, Prato Scomparsa, una pagina che è nata su Facebook e che fin da subito ha avuto un grossissimo successo di pubblico, successo che continua ad avere e a crescere. Con il passare eh, del tempo è diventato un progetto veramente multimediale a 360 gradi, con una pagina Instagram e parlando di foto non poteva essere altrimenti, con un canale YouTube dove vengano eh, trasmessi dei video, con una, uno speciale, una rubrica eh, su notizie di Prato e adesso quindi anche con questa trasmissione televisiva, quindi sì. a proda in televisione. Sì, si amplia diciamo, un po' le, le, la possibilità anche di comunicare appunto di, di queste cose, ed è, ed è un piacere insomma essere qua a parlarne. Ecco, la novità eh, di quest'anno, di questa trasmissione, è che il Comune di Prato ha dato il patrocinio, riconoscendo l'importanza del, dell'operazione fatta eh, da Daniele e anche l'importanza del mezzo televisivo come divulgazione, come comunicazione. Ecco, guardiamo in questa eh, breve intervista che abbiamo fatto con il sindaco Matteo Biffoni, in un luogo simbolo, lo vedremo poi perché un luogo simbolo, quindi al Museo del Tessuto e eh, all'interno della, della ex Campolmi, e eh, sentiamo i motivi che hanno spinto il Comune a dare il patrocinio e a sposare questa idea. Siamo col Sindaco Matteo Biffoni in un luogo, il Museo del Tessuto, che ringraziamo, che ci ospita per questa prima puntata. Diciamo eh, parlando di Prato scomparsa, parlando però anche dei rapporti fra il passato e il futuro. Qui c'è. Eh, c'è lo ieri, c'è il passato, la storia tessile, c'è l'oggi perché con tutte le iniziative che vengono fatte anche il futuro perché ricordiamolo in questo posto le scuole vengano molto, vengano spesso e possono entrare in contatto con, il, con, con la, la nostra tradizione. Ecco al sindaco volevo chiedere, il comune darà il patrocinio a questa nostra eh, trasmissione, al di là dell'atto del patrocinio? C'è molto interesse da parte dell'amministrazione su questa operazione portata avanti da Daniele Nuti con la pagina Prato Scomparsa e che ha ora con, in Toscana TV e in Notizia di Prato un partner. Eh, Cos'è che piace vi molto. Eh? No ci piace molto, io voglio ringraziare ovviamente Daniele Nuti, che è stato l'ideatore, l'inventore, l'intuitore vorrei dire, di una, di una passione, di un percorso. E Toscana TV ovviamente che ha accompagnato e accompagnerà. Questa, questo percorso perché ci piace molto l'idea. Abbiamo sempre detto, si diceva appunto, in un del tessuto, qui accanto c'è la biblioteca Lazzarini dove le nuove generazioni studiano e si formano. Ci piace molto l'idea che abbiamo sostenuto da sempre, che Prato è una città molto dinamica, una città che parla molto dell'alloggio, probabilmente anzi. Va anche sul futuro, diciamo, anticipa i tempi, i temi, quelle che sono le necessità delle grandi città. È sempre stata contemporanea. Però io lo dico sempre, lo dico spesso, continuerò a dirlo: è impensabile affrontare le sfide del futuro e anche quelle dell'oggi se non hai solide radici, se non hai la capacità di sapere da dove vieni di conoscere il tuo passato di sapere quali sono state le e scelte. per questo, le foto, le immagini Ma sono certo. forse la, Ma la, è un la momento cosa di riflessione. Abbiamo fatto la straordinaria mostra sulla cinto alla Palazzo Pretorio, con questa con quest'idea. Eh, Prato Scomparsa va in questa direzione. Prato Scomparsa ci racconta della Prato che era, ci racconta di quella storia che ci costringe, fra virgolette, lo dico in maniera positiva, a riflettere su quella e, che era la storia. E tra l'altro, tenendo conto anche dell'aspetto demografico della città, con oh. tanti nuovi cittadini, cittadini anche non italiani che certo. vengono da fuori. Probabilmente ecco, avere capire cosa c'era certo. prima di loro, vedere com'era la Prato prima e la Prato di ora da cosa, eh, da cosa nasce. Ci sono delle foto di, che, che Daniele ha recuperato che sono incredibili. Eh, io penso, beh, questo per esempio, è uno dei temi delle nostre fabbriche, dei nostri luoghi, ma anche dei nostri luoghi di cultura: eh, di com'era Piazza del Duomo quando ci passavano le auto o i bus, di cos'era il Metastasio o il Bar Magnolfi, per citare alcune delle foto forse più, più conosciute eh, diciamo, e, e delle tante altre, poi sicuramente. Daniele scoverà negli archivi, eh, però effettivamente è un pezzo di racconto per chi non c'era, per chi è arrivato dopo e ripeto, ci dà lo spunto per riflettere su quello che era. Ecco perché è fondamentale sapere da eh, dove veniamo eh sì, se non, e do, dove, dove vogliamo andare. Dove vogliamo andare. Eh, sembra proprio. una banalità, ma non è così. Lo dico sinceramente perché in, in questi anni noi abbiamo commesso delle scelte straordinariamente d'avanguardia. E anche ha commesso degli errori inutili e ne sconde. Ecco, il proseguo, il nostro futuro dovrebbe essere proprio questo. Evitare di commettere gli errori, ripetere invece le scelte brillanti, importanti del passato. Perché certo, adesso i latini ce lo dicevano, storia, magisteria. Non c'è dubbio. Quindi, ecco, impariamo qualcosa. Ah, dal non c'è dubbio. Grazie mille, sindaco. A voi. Daniele, belle parole quelle del SEAE. Sì, cinema. direi davvero, mi sì, sono lusingato insomma che anche poi che sia, non solo stato capito, ma ad avere anche appunto questa, eh, questo appoggio vero insomma, ecco, di quella che è poi l'istituzione cittadina come riconoscimento insomma come punto discorso da intraprendere ecco, il sindaco sono... diceva le, le foto che Daniele scoverà negli archivi qual, qualche foto <ride> sì, l'hai scovata sì, l'hai sì, sì sì naturalmente questa sera io direi cominciamo, cominciamo restando, sì, restando sì, sì. nel tema che è quello insomma della ex Campolmi l'abbiamo eh, detto sì, la, la ex Cimatoria Campolmi che insomma è sì, un luogo simbolo assoluto e perfetto esempio no, di archeologia industriale che è qualcosa che comunque è arrivato ad essere proprio di grande attualità infatti appunto qui troviamo subito questa, questa immagine che eh, oltre l'abbiamo già vista anche nelle, nelle prese la, la grande protagonista è proprio la, la, la ciminiera no? Della, con la vasca in con la pedra, vasca insomma è sono... la, la caratteristica il simbolo di questa di questa azienda che comunque ha avuto anche l'ampliamento con tutta la parte della, della cupola laterale che è diventata appunto l'attuale eh, Biblioteca Lazzerini, per cui un recupero eh, che è proprio l'esempio di tutto quello che poi si può eh, andare a, a scovare all'interno della città ci sono tantissime eh, comunque istituzioni ex industriali che poi anche un po sulla scia no? di questa eh, ristrutturazione eh, vera e propria hanno dato il, il là diciamo, per, per questo. Ecco, e qui, tra l'altro sembra quasi un ambiente quasi agreste. Una sì, questa è una foto di... del 1983, eh, quindi neanche cui, troppo indietro. Neanche in troppo in indietro, perché come, eh, diciamo, come attività eh, di per sé il grande di questa azienda è terminato nel 1968, poi però comunque si è protratto le lavorazioni all'interno. Fino al, agli anni 90, per cui possiamo anche andare avanti con l'altra la, foto si vede appunto eh, un po' sempre l'ambiente. Questo è quello che dicevamo: no? la parte che adesso è la Biblioteca Lazzerini. Si riconosce la grande vetrata che rappresenta sì. è un po' il simbolo della, della questa, Biblioteca Lazzerini. Sì, questa era la, appunto la, la, la tintoria della, della Campolmi. Poi eh, andando e che riconosciamo avanti. riconosciamo: la Campolmi era, un, era una ditta a ciclo completo, quindi sì, c'erano sì, tutte eh, le varie fasi della lavorazione della lavorazione tessile. Ecco, sì, appunto, andando avanti si vede anche appunto quello che è il, eh, la, la parte, diciamo, che comincia a interessare tutto diciamo, il discorso appunto della ristrutturazione. Possiamo farla vedere all'altra fotografia, eh, se la regia ce la può mandare, che eh, diciamo è una, un discorso appunto importante in questo senso, cioè ecco, non lei... si sta parlando che... La, la parte, ecco, questa appunto. Ecco, questa una, è una foto un po' particolare. <ride> cioè. Questa è una foto particolare perché, appunto, è una scena di eh, Madonna che senso c'è stasera che ha, vede proprio all'interno eh, degli spazi anche, appunto, della, della Campolmi eh, la, la sua, diciamo, insomma, il, il grosso del, del centro di questo, di questo film, che appunto è una insomma, delle scene tipiche, proprio questo ingresso comunque quando c'è Francesco Nuti che va a cercare lavoro si vede molto bene eh, questa quest azienda, erano gli anni in cui addirittura mh, a me da piccolo mi hanno portato proprio come gita scolastica si sì, ricorda anch'io di <ride> averla fatta, ci portavano a vedere insomma la lavorazione si prestava anche per queste cose qua per cui ecco, vedendo anche il dopo eh, nell'altra foto si vede appunto quello che dicevo cioè che comunque sia la, la, la fabbrica ha continuato la sua attività fino ai primi anni '90. Infatti, questa fotografia è inizio anni '90. Però Questo si vede. Questa via Pomeria le mura. Sì, questa è via Pomeria, via Pomeria e si vede appunto la, la, la prima, eh, in primo piano la, la ciminiera ancora sbuffante che ormai non siamo più abituati no, a, questa, a questa prato. Ciminiera di 40 metri che comunque ancora svetta. Tra l'altro, diciamo è una. De, delle poche ciminiere che sono, eh, si sono salvate, perché purtroppo c'è stato un periodo in cui le ciminiere di Prato sì. venivano abbattute <ride> e forse ecco, col senno di poi è stato, non è stata eh, una sì. scelta... No, con, con il discorso appunto del recupero dell'archeologia industriale, insomma, forse qualcosa diciamo, si poteva salvare. E eh, parlando appunto di, eh, di industria, io ho qui tra le mani... Un, un libro, cercherò poi di portare sempre magari qualche oggetto, no perché comunque ormai Prato scomparsa è scomparsa: una piccola bibliotechina <ride> di tante non cose. Non solo foto, non solo immagini. Non solo foto, ma anche cioè, fisicamente qualcosa. E devo ringraziare eh, l'amica eh, Anna Benedetti, eh, figlia del Cavaliere Benedetti, che mi ha donato del materiale, tra cui anche questo bellissimo eh, libro, che è cioè, un punto di riferimento assoluto. Eh, L'industria di Prato alla prova della guerra. È un libro che è stato stampato in tiratura già piuttosto eh, limitata. Nel 1945 e rappresenta veramente una delle primissime diciamo, esempi di raccolta. Sì, tra eh, anche si, si vedono anche delle foto dei sì, danni. Sul finale ci sono praticamente tutto quello che è il. Fate dalla, sì. dalla, da, dai dai esatto. bombardamenti, le devastazioni in cui è erano. Perché, perché occorre fare anche un discorso appunto, sulle pubblicazioni. Cioè, le pubblicazioni, eh, che facessero vedere vecchio materiale su Prato erano estremamente rare prima dell'avvento, diciamo, del, non solo dell'interesse ma di, di internet, per cui chi aveva questi libri se li teneva stretti, pensiamo anche a tutti i libri di Armando Meone, no? per cui dal Prato Ieri del 71, che fu anche una mostra, poi siamo andati verso anche, insomma, altro... Quindi diciamo le nuove tecnologie internet in questo forse ha favorito sicuramente la condivisione, anzi ne approfittiamo anche per dire, naturalmente, c'è tutti gli indirizzi che si possono trovare su Facebook di Prato Scomparsa, ma chi avesse del materiale, anche materiale video, che forse è un po' più difficile da trovare, è un ah. pochino più raro, può rivolgersi direttamente tramite le, le, la pagina eh, Prato Scomparsa Don Daniele o anche con noi a Toscana TV eh, per inviarcelo, sarà nostra cura utilizzarlo nelle prossime puntate. Ora ci fermiamo per un breve spazio pubblicitario, ci troviamo subito dopo con la seconda parte di Prato Scomparsa TV. Seconda parte di Prato Scomparsa TV, sono con, eh, con Daniele Nuti, l'ideatore della pagina Prato Scomparsa, che ci farà compagnia in questo viaggio, un viaggio arritroso nel tempo per ritrovare le immagini della vecchia Prato, alcune scomparse lo dice il nome stesso, ma non per questo devono essere cancellate dalla memoria e anzi proprio... Grazie anche a questo al lavoro che viene fatto da Nuti quotidianamente sulla pagina Facebook e a questa trasmissione che faremo. Con cadenza quindicinale, speriamo di riuscire a, a preservarle, ad aiutare eh, la memoria, appunto, a conservarsi di queste cose. Stiamo parlando, siamo partiti dalla Campolmi, Daniele, sì, quindi sì, sì. dalla ex Campolmi, che da fabbrica tessile è diventata una fabbrica della cultura. Di cultura, sì, come luogo simbolo proprio è, di questo. Insomma, è il luogo simbolo anche di come si può riutilizzare le cose del passato. Sì, il riuso è, è una, appunto, come dicevamo prima, diciamo, una, una esigenza. Recente insomma a livello del, della, della città, perché comunque siamo arrivati a capire anche l'importanza del, del preservare determinate strutture come archeologia industriale, però come riutilizzarle anche per anche far vivere un edificio, no? perché è la cosa certo, molto per importante. Per proseguire la vita di un edificio. Sì, di di sì. questo ne hai parlato con, i, con il sindaco Matteo Biffoni, sì. una chiacchierata proprio all'interno del Museo del Tessuto. Quindi la regia può mandare questo contributo. Ed eccoci ancora con il sindaco Matteo Biffoni per, che anch'io ringrazio direttamente per questa possibilità di dialogo e davvero insomma, ci troviamo in un, in un posto importante che il Museo del Tessuto rappresenta perché si potrebbe dire che è un po' il simbolo nella città di quello che è il riuso degli eh. spazi no? rispetto a una tradizione tessile ma anche poi un utilizzo eh, futuro. Ci sono anche altre prospettive che comunque possono vedere questo. Sì, sì, sì no. l'idea è quella che. Questo probabilmente è il risultato più brillante di una scelta del passato, eh, degli amministratori precedenti che hanno individuato in questo luogo il posto dove sarebbe nato il museo che racconta la nostra storia, che racconta diciamo, quella che è l'architrave passata, ma io sono convinto anche il futuro della nostra economia, cioè il tessuto e tutto quello che ci gira intorno. Qui accanto appunto c'è la biblioteca, come parentavamo prima col direttore. Ehm, che rappresenta il luogo del futuro, perché poi lì c'è lo studio, c'è la formazione, c'è i ragazzi, c'è gli universitari, insomma c'è tante presentazioni di libri, c'è tanta attività culturale. Ecco, l'idea è continuare su questo percorso. Noi, per esempio, abbiamo un, un percorso aperto al Marolotto Zero, dove ci sono degli straordinari eh, luoghi del, dell'industria da recuperare tra l'altro Toscana TV ci ha fatto proprio uno speciale su questo qualche settimana fa insomma ci stiamo pensando perché l'idea è che quell'archeologia industriale non vada persa quella che è di qualità, quella che non è di valore eh, dove non è possibile ovviamente si riparte da capo ma dove è possibile recuperare gli spazi diventa fondamentale e anche per un rivivere no? un po' la città in anche, altri ambiti certo ma, ma anche per esempio le fotografie che tu riproduci tu ci, ci raccontano di una città su cui magari si può prendere spunto, da cui magari può venire possono venire delle idee su appunto come recuperare quegli spazi, perché poi alla fine tutto torna se uno è sufficientemente bravo a capire. Per esempio, rivedere Piazza del Duomo eh, con le macchine se da un lato dà un gesto d'affetto, secondo me ci racconta quanto è stata giusta l'intuizione di togliergliela, perché è molto meglio così. Però ci sono delle altre zone della città e altre fotografie invece ci raccontano di una prato e può essere riconsiderata a quel punto di vista. Sì, certo, no, perché appunto eh, cambiano le esigenze, poi alla fine della cittadinanza cambia la forma, ma in realtà è importante insomma, che l'identità degli, degli spazi si riacquisisca la propria importanza. Mm, io penso per esempio anche al fatto che in alcuni, in alcuni luoghi oggettivamente c'è da riconsiderare che è cambiata come dire, anche la natura delle persone intesa come numero proprio. Cioè la relazione sociale che c'è in alcuni quartieri della nostra città e anche in centro storico è probabilmente diversa rispetto a, a molte delle fotografie che tu ci rappresenti, eh, però è chiaro che è una modalità intelligente e anche mh, da un certo impatto perché la fotografia mi dire ti manda subito l'immagine che ci aiuta a riflettere su quello che erano le dinamiche e le tematiche presenti e ci aiuta a fare un percorso, se conosci bene da dove provieni è più facile avere chiare anche quelli sugli obiettivi del futuro tant'è che questo lavoro ha secondo me un grande successo non solo in termini nostalgici perché per buona parte eh, le fotografie che tu rappresenti non sono di proprietà fra virgolette della generazione che le guarda ma l'aiutano a scoprire una storia e questo è secondo me meravigliosamente importante e tracciare insomma un po' una linea ti ringrazio ma figurati Eh, Daniele, guardiamole, sì. qualche altra foto? Che, guardiamole, che perché c'è anche un altro luogo simbolo, no? Ho parlato insomma di quello che era il discorso dell'industria. Dell per cui, eh, introducendo quest'altra fotografia, eh, vediamo Via Valentini. Questo grande complesso industriale era il Befani, la fabbrica Befani, che eh, troviamo addirittura in dei vecchi filmati dove, comunque, eh, si vede quello che era il trattamento anche del, degli stracci, no? che veniva fatto all'interno. Prova all Prato City. Esattamente, <ride> è proprio Prato City. Per cui, infatti, si vede nell'immagine successiva. Uh, un interno che eh, a molti sembrerà proprio appunto familiare, per questo cioè questa divisione in terrazze è rimasta. Quindi è stato anche un modo intelligente di recuperare. Sì, era già il... molto moderno e funzionale come struttura eh, all'epoca. Qui siamo comunque si sta eh, guardando una fotografia che ha più di 50 anni, per cui insomma anni 60 ma all'inizio degli anni 60. Puoi vedere anche il furgoncino, il furgoncino eh, Fiat 615, sì. <ride> per cui ecco, eh, diciamo che chi eh, guarda ora questo, questo luogo, infatti questa è stata una delle foto che poi sulla pagina ha avuto un, uh, un successo clamoroso perché appunto la familiarità no, con tutto quello che è il, il visivo quello che si può richiamare subito alla memoria è sempre la cosa un pochino più uh, importante e vincente insomma da questo punto di vista. Ecco. Con il sindaco eh, avete parlato anche di, di tecnologia perché poi Prato sì. è pur sempre una città manifatturiera, è pur sempre una città industriale, sempre stata all'avanguardia e cerca di esserlo anche ora. Guardiamo questa seconda parte dell'intervista realizzata sempre all'interno del Museo del Tessuto ma vedremo in una, con una location particolare. Il bello di girare no, all'interno del Museo del Tessuto, oltre a vedere l'esposizione, è anche appunto rendersi conto di quello che è l'archeologia industriale anche su questo luogo stesso. No? Per cui ci sono degli spazi in questo in cui ci troviamo che sono rimasti proprio a testimonianza dell'attività dell storica. Ecco un po' quello che si diceva eh, prima. Eh, in, in ambito eh, tecnologico, Prato si sta distinguendo, cioè una, questa trasformazione comunque delle proprie peculiarità eh? ecco, si sta un po' evolvendo anche in questo senso. Eh sì, qui la storia si accennava prima e la tecnologia di un tempo che allora era all'avanguardia e che adesso ovviamente diventa obsoleta perché è sostituita da nuove tecnologie. Nello stesso senso, noi proviamo a fare a portare questa città su un livello più alto per quanto riguarda le nuove tecnologie. C'è certo. eh, cioè un investimento incredibilmente importante sulla fibra che viene da una tradizione perché. In realtà, Prato e Milano sono state le due, sembra un paradosso, però sono per scelte precedenti: sono state le prime due grandi città a utilizzare in maniera massiccia la fibra quando ancora non utilizzava nessuno. Adesso portiamo in fondo l'investimento insieme a Open OpenFarber, a Enel, extra stessa, cioè la nostra partecipata, stendendo in tutta la città servendo più di 70.000. Ehm, residenze la, la, la fibra e poi qui c'è la sperimentazione del 5G che all'inizio tutti dice ma eh, quando poi entri effettivamente all'interno del mondo di quel mondo Capisci che c'è una potenzialità straordinaria anche nel nostro settore di riferimento tant'è che sono associazioni di categorie che ho partecipato a iniziative che iniziano a studiare come le nuove tecnologie aiutano un, un settore antico come quello del tessile ed è bellissima secondo me questa, questa convergenza di, di possibilità da un lato una tradizione antica, Storia, eh, tradizione, conoscenza approfondita e anche un settore maturo perché tessile ormai è tanti anni che è sulla storia dell'economia. Dall'altro lato, una tecnologia nuova in cui Prato diventa all'avanguardia per quello che ha, per il background, eh, vorrei dire, culturale che ha al suo interno, ma per la possibilità di sperimentare queste nuove tecnologie. Speriamo, lavoreremo tutti perché questo connubio. Porti a ricchezza, mandi a ricchezza eh, la realtà esattamente come succedeva nelle foto che noi vediamo quando arrivarono poi i nuovi telai e le nuove tecnologie. Poi chissà insomma che anche Prato Scompassa stessa possa inserirsi comunque tra passato ed estremo futuro anche in un discorso del genere, perché comunque... Io penso che ci essere. sono, sì, ci sono le <ride> possibilità e Daniele tu hai tutte le competenze, le conoscenze <ride> per poter trasformare quello che in questo momento è un. Un programma molto bello e anche insomma, il fatto del tuo lavoro certosino, devo dire, molto approfondito sulla ricerca delle foto. Anche in qualcosa di più, noi ci piacerebbe appunto collaborare da questo punto di vista per mettere a disposizione dei pratesi, anche dei turisti, certo. l'opportunità, la, la possibilità di rivivere quei luoghi come erano, vedendoli come sono oggi e quindi interpretando anche i cambiamenti che ci sono stati. Si potrebbe lavorare, secondo me, potrebbe essere una buona idea. Bene, allora eh, vediamo anche appunto di eh, continuare poi magari in altre occasioni a poterne parlare, è sempre comunque un piacere potersi confrontare anche direttamente con quello che è... La, la, la città nelle, nelle persone. Per cui... oh, a noi piace molto questa idea, io l'ho ridetto quando parlavamo prima nella chiacchierata col direttore e lo ridico tranquillamente. Per noi è un, 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 ottima, un ottimo spunto, è un percorso diciamo, che, viene, eh, che ci viene naturale proprio perché, come abbiamo fatto su altri temi, ci piace affondare le radici in, nella maniera più profonda possibile. È impensabile fare diversamente, però allo stesso tempo essere consapevoli che siamo una città che guarda molto al futuro, proprio come dicevamo prima con l'idea di mettere insieme il passato, la storia con quelli che sono i nostri, i nostri percorsi attuali. Ecco, questa secondo me è la sfida di una realtà come questa, una città come questa, è una sfida molto complessa, però tutti i tasselli servono, Prato scomparsa è uno di questi tasselli, è proprio quello che secondo me serve per raccontare a vecchi e nuovi cittadini, e soprattutto ai nuovi cittadini, quello che è una storia, il luogo in cui si vive. Creare affetto e relazione con la città che si sceglie, con la comunità che si sceglie di vivere il proprio futuro, è il presupposto più potente che tu hai per creare buona cittadinanza in maniera quasi naturale. Ecco, Prato Scomparsa ci può aiutare a fare anche questo. E fare come cultura, insomma, anche eh, per poter divulgare e appunto far conoscere. Eh, non c'è dubbio, non c'è dubbio che questo è il tema vero. Sai, poi la fotografia ha anche una grande eh, capacità, quella di avere un impatto immediato. E questo appunto aiuta molto. Ti ringrazio. Ma no, Ecco, siamo a fine di questa prima puntata di Prato Scomparsa. Eh, L'appuntamento l'invito è a seguirci. È un cammino che abbiamo iniziato stasera, ma un cammino che ci porterà. Eh, a visitare altri luoghi, altre zone della città, altri aspetti della vita cittadina. Intanto Daniele, se qualcuno ancora non conoscesse la pagina o volesse insomma vedere quello sì, che c'è in questa pagina. Come basta si digitare, fare. insomma, la, diciamo la, la, la cosa principale, appunto Facebook. Che è Prato Scomparsa si trova, si trova lì e da lì comunque ci sono tutti i link per accedere anche alla youtube, instagram e quant'altro. Ecco, poi diventando fan uno viene aggiornato volta a ah, volta. Sì, assolutamente, quotidianamente nuove, perché comunque ci sono sempre, sì, chiaro, sì, D'accordo, Daniele, <ride> grazie mille. Grazie a voi. E grazie a voi per averci seguito.